Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova lezione delle nostre lezioni d'Europa. Datemi come sempre un secondo per poter condividere la presentazione. Eccoci qui. Allora, ci siamo. Oggi siamo alla lezione numero 10. Come sapete, le lezioni sono in tutto 15, quindi siamo a più della metà del percorso. Siete anche oggi molto numerosi e vedo che anche oggi vi state collegando da tutta Italia. Questo, come sempre, ci fa piacere perché ve lo dicevo già l'altra volta, quello che noi vogliamo non è soltanto fare delle lezioni, ma vogliamo proprio creare una comunità di persone che si occupa di questi temi che in un certo senso dibattono su quello che sono i temi più importanti a livello europeo. Ormai abbiamo già svolto gran parte del programma, abbiamo parlato di Green Deal europeo, di PNRR. Le prossime puntate saranno invece più dedicate alla digitalizzazione e la prossima puntata in particolare sarà dedicata ai diritti del mercato digitale e poi avremo una puntata in collaborazione di nuovo con il Centro Comune di Ricerca sull'intelligenza artificiale. Chi può partecipare alle lezioni di Europa? Possono partecipare in generale tutti i cittadini che sono interessati a questi temi. È possibile sia partecipare all'intero ciclo, ma si può anche selezionare quei webinar che sono più di interesse e registrarsi soltanto a quelli. Vi ricordo che per poter partecipare vi dovete registrare sulle singole pagine ad ogni singolo evento. Se avete bisogno di ulteriori informazioni, potete poi contattare i centri di Europe Direct che sono coinvolti in questa iniziativa, che lo ricordo, sono il centro di Europe Direct Roma Innovazione, che è operativo presso il Formex PA, il centro Europe Direct dell'Università di Siena e il centro Europe Direct del Consorzio Universitario di Trapani Sicilia ed il centro Europe Direct Roma 3 dell'Università Roma 3. Come sempre, noi riceviamo molte mail relative all'attestato di iscrizione. Dovete avere un po' di pazienza perché normalmente questo vi viene inviato una settimana dopo l'evento, dopo che da parte nostra viene verificata l'attestazione della vostra presenza. Dopodiché riceverete una mail e quindi dovrete compilare il questionario di valutazione e soltanto dopo potrete scaricare il certificato di iscrizione al webinar. Questo avviene in genere una settimana dopo l'evento. Se non ricevete l'attestato di iscrizione, perché si sono verificate alcune situazioni. Una di queste è che avete dimenticato di registrarvi e quindi poi chiedete l'accesso la mattina stessa del webinar tramite email. In quel caso vi permettiamo di frequentare la lezione, ma purtroppo poi non possiamo attestare la vostra partecipazione. Oppure non, se in entrate registrandovi con numeri o nome di fantasia, anche in quel caso lì non possiamo rilasciare l'attestato di iscrizione. Un altro caso che spesso succede è quello che utilizzate una mail differente da quella con la quale vi siete registrati. E in più, se non avete fruito di almeno della metà delle ore di durata del webinar, non avete diritto a ricevere l'attestato di iscrizione. Quindi, come vi dicevo, siamo alla lezione decima, la prossima settimana, e qui vi devo fare una segnalazione. È cambiato l'orario, la lezione non si terrà come sempre alle 10 di mattina, bensì alle 9 e mezza. Abbiamo avuto, diciamo, dei problemi organizzativi, quindi vi ricordiamo che la prossima settimana ci sarà una mezz'ora di anticipo sull'orario solito. Vi ricordo che poi nella lezione 12, così come nella lezione 10, che è quella di oggi, in realtà siamo in partenariato con il Centro Comune di Ricerca. Infatti oggi abbiamo un relatore del Centro Comune di Ricerca e ne avremo di nuovo un altro per la lezione 12, quando parleremo dell'approccio europeo e della strategia nazionale sull'intelligenza artificiale.
Dopodiché, sempre in partenariato con la Commissione europea, avremo anche altri due incontri, in particolare la lezione 13, quando parleremo della politica dell'Unione europea contro le fake news e anche quando parleremo delle fonti di informazione con la lezione 14, perché avremo appunto dei funzionari della Commissione europea che ci faranno vedere alcuni dei portali più importanti di interesse per i cittadini che vogliono cimentarsi nella presentazione di proposte a livello europeo. Non vi anticipo il programma di oggi perché lascio il piacere di presentare i relatori al professor Montini. La prossima settimana cambieremo anche moderatori, avremo infatti Raffaele Torino dello Europe Direct dell'Università degli Studi di Roma 3. Vi ricordo di nuovo che sarà anticipato di mezz'ora. E come sempre vi ricordo le pagine diciamo di interesse della Commissione europea che si occupano dei temi della salute. Quindi abbiamo appunto la pagina dedicata alla salute pubblica e i link li abbiamo messi in alto e poi le slide, così come la registrazione del webinar, saranno disponibili alla fine del webinar sulla pagina che avete utilizzato per iscrivervi all'evento e quindi poi troverete anche tutte le slide che verranno proiettate oggi, compreso queste con gli indirizzi web di riferimento. Vi ricordo ancora che esiste anche una comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che è appunto sul piano europeo contro la lotta al cancro, così come vi ricordiamo la pagina di riferimento della Commissione europea sull'iniziativa contro il cancro al seno. Anche noi come Europe Direct sono anni che siamo impegnati su questo tema. Siamo partner di un'iniziativa che si chiama Bicirosa, appunto www.bicirosa.it. È un evento annuale, è una passeggiata in bicicletta che viene organizzata nel centro di Roma, dove praticamente la finalità è quello di far conoscere le Breast Unit, che sono questi centri di senologia multidisciplinari che sono stati istituiti in tutta Europa in seguito ad una risoluzione del Parlamento europeo che ha voluto l'istituzione di questi centri perché i centri sono costituiti da più professionisti, quindi non soltanto dall'oncologo, ma dall'oncologo, il senologo, il radioterapista, e sembra che le donne che si rivolgono a questi centri hanno più possibilità di guarigione rispetto alle donne invece che si rivolgono a dei singoli professionisti. Essendo questa appunto nata su iniziativa dell'Unione Europea, l'istituzione di queste Breast Unit, noi con questa manifestazione abbiamo voluto far conoscere questi centri di senologia multidisciplinari alla popolazione. In più, lo scorso mese, in associazione con l'Associazione per le Donne FIDAPA, l'Associazione per le donne imprenditrici, abbiamo organizzato un dibattito sul piano europeo di lotta contro il cancro per dare un contributo alla conferenza sul futuro dell'Europa. È stato interessante perché dopo aver presentato il piano ed aver anche presentato l'iniziativa europea contro il cancro al seno, abbiamo chiesto alle circa 50 donne che hanno partecipato al dibattito di esprimere la propria opinione in merito al piano. Innanzitutto, diciamo, il dato più preoccupante che è emerso è che nessuna delle donne presenti al dibattito conoscevano le Breast Unit. Quindi nel momento in cui gli abbiamo chiesto di formulare delle proposte da inserire all'interno della piattaforma per la conferenza sul futuro dell'Europa, una delle proposte è stato proprio di diciamo, incrementare l'azione di comunicazione sull'esistenza di queste Breast Unit che ormai sono una realtà, esistono in tutti gli stati membri dell'Unione Europea,
in tutte le regioni italiane, però ancora le donne non le conoscono. Ripeto, delle 50 donne presenti al dibattito, nessuno sapeva dell'esistenza di queste bestioni. In più, questi centri di semiologia, come vi dicevo, prevedono la presenza di vari professionisti. E per esempio, una delle cose di cui hanno lamentato, di cui una delle proposte delle donne presenti alla conferenza era stato quello di inserire all'interno delle breast unit anche gli estetisti, perché uno dei problemi principali, diciamo, della donna malata di cancro è la perdita dei capelli, la perdita delle sopracciglia, e quindi la presenza di estetisti potrebbe aiutare le donne in questo momento di difficoltà psicologica. Ancora abbiamo avuto una proposta invece relativamente alle azioni di prevenzione. Dice che nei piccoli centri veramente il problema della prevenzione del tumore è un problema poco sentito, e quindi normalmente si va dal medico quando il tumore ormai già è apparso e ha, diciamo, compiuto i primi danni. Quindi una delle proposte è stato quello di introdurre delle unità mobili, quindi dei camper, che possano girare nei centri minori e sensibilizzare le popolazioni in merito al problema della prevenzione dei tumori in generale. In più, un altro dei problemi emersi è il ruolo dei medici di famiglia, che sembra che abbiano troppi pazienti e quindi poi non sono in grado di aiutare i malati oncologici nel momento in cui si presenta il problema, perché diciamo, non hanno molto tempo da dedicare a questo tipo di pazienti che invece necessitano di maggiore attenzione. Un'altra delle proposte che sono state formulate è quella di poter prenotare le visite oncologiche direttamente tramite i medici di base oppure le farmacie. Ho dimenticato di inserire un'ultima proposta che era relativa alla tessera sanitaria europea. La tessera sanitaria europea attualmente permette soltanto di leggere il codice fiscale e dà comunque diritto all'accesso a ricevere le cure anche nei paesi. Negli altri paesi dell'Unione Europea, però al di fuori di queste due informazioni, la tessera sanitaria europea non contiene altre informazioni. Un'altra delle proposte che è stata formulata invece è quello di inserire le cartelle cliniche dei pazienti all'interno di questa tessera sanitaria europea, perché se mi reco in un paese straniero e subisco un trauma cranico, attraverso la tessera sanitaria bisognerebbe essere in grado di accedere a quelle che sono le informazioni base del paziente. Quindi questi sono stati un pochino gli spunti che sono emersi da questo dibattito che abbiamo organizzato nell'ambito della conferenza sul futuro dell'Europa. Come sempre vi ricordo il nostro sito europa.formex.it. Se volete conoscere le nostre iniziative, vi consigliamo di iscrivervi alla nostra newsletter. Lo sapete che in base al GDPR noi non possiamo più inviare inviti alle nostre mailing list. Lo possiamo fare per gli iscritti alla newsletter, perché nel momento dell'iscrizione gli abbonati, diciamo, devono esprimere il consenso al trattamento dei dati, e a quel punto lì noi possiamo inviarvi la newsletter e quindi tenervi anche informati su quelle che sono le iniziative nostre come Europe Direct. Vi ricordo inoltre che noi abbiamo una banca dati di finanziamenti europei diretti. I programmi che finanziano le azioni nel settore della salute sono diversi. Abbiamo Europa Digitale per quello che riguarda la digitalizzazione della sanità, ma ancora abbiamo il meccanismo per collegare l'Europa nella sezione digitale per il finanziamento, diciamo, delle infrastrutture sanitarie. Abbiamo il programma Orizzonte Europa, il programma Horizon Europe, Orizzonte Europa. Anche in questo caso ci sono delle linee specifiche per il finanziamento di progetti nel settore della salute, e poi esiste proprio il programma dell'Unione Europea per la salute, e quelli che vedete a sinistra sono attualmente i bandi aperti. Come vedete, molti di questi scadono tra il 24 e il 31 ottobre.
maggio. In più vi ricordo, come sempre, che se volete informazioni potete inviare una mail a europedirect@formez.it oppure contattare gli Europe Direct, che sono partner della nostra iniziativa, e quindi potete anche chiederci un appuntamento, che in tempo di Covid abbiamo attivato uno sportello informativo online, quindi vi mandiamo un link e ci incontriamo online. A questo punto io lascio la parola al moderatore dell'evento, che è il professor Massimiliano Montini dell'Università di Siena, che ormai conoscete perché è già nostro relatore, diciamo, da qualche appuntamento, che è subentrato al professor Pasquinucci, che invece aveva moderato le lezioni che riguardavano la parte storica delle elezioni d'Europa. Quindi chiedo al professor Montini di collegarsi con l'audio e il video. Ecco qui, e ringrazio i relatori per essere intervenuti oggi e ringrazio il professor Montini, ma anche tutti i partecipanti. Prego, Massimiliano. Grazie alla dottoressa Salvi, buongiorno a tutti, anche da parte mia. Siamo giunti, come è stato già detto, alla decima puntata del nostro ciclo Lezioni d'Europa 2022. E io, come vedete, i temi oggi sono molti. Il macro tema è Unione Europea e salute, che può essere declinato in molti modi. È stato già ampiamente presentato dalla dottoressa Salvi in tutte le sue in varie delle sue possibili sfaccettature. Oggi abbiamo due relatori che tratteranno il tema da due punti di vista diversi. Il primo sarà il professor Giacomo Di Federico dell'Università di Bologna, che è un esperto della dimensione giuridica del tema della tutela della salute nell'Unione Europea e tratterà quindi del tema delle competenze, delle azioni dell'Unione Europea, anche di cosa è cambiato con la pandemia nella ripartizione delle competenze e nelle azioni concrete dell'Unione. Nella seconda parte ci sarà una relazione della dottoressa Giorgia Randi del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea di Ispra, che invece andrà su un tema più specifico, che è quello del piano europeo per la lotta contro il cancro, che è stato già in parte anticipato dalla dottoressa Salvi come macro tema. E il programma quindi è nutrito oggi, quindi io non voglio prendere ulteriore tempo ai relatori, poi raccoglieremo come sempre le domande dei partecipanti e le porremo ai due relatori per quanto il tempo ci consentirà. Comunque, come sempre, invito tutti i partecipanti a fare domande in chat, perché anche quelle a cui non riusciremo a rispondere in diretta verranno poi comunque conservate e indirizzate ai relatori. Ringrazio rapidamente le Europe Direct coinvolte, oltre a quella di Siena, che io qui rappresento come responsabile scientifico, la Europe Direct Roma Innovazione della dottoressa Salvi e della dottoressa Scordino, e la Europe Direct di Trapani, che oggi è presente con la dottoressa Ferrantelli, anche con una scuola della Sicilia che oggi ci segue in diretta, oltre ai nostri diciamo partecipanti da ogni parte d'Italia, che anche oggi vedo molto numerosi. Quindi io passo subito la parola al primo dei nostri relatori. Invito il professor Di Giacomo ad attivare la sua videocamera e il suo audio e quindi ad entrare con noi in diretta. Lo ripeto, il professor Di Giacomo è professore ordinario all'Università di Bologna di diritto dell'Unione Europea, è un esperto su questi temi di Unione Europea e salute. Lo ringrazio davvero molto di aver trovato il tempo da dedicare a noi, al nostro webinar. E so che è molto impegnato su tanti fronti, per cui è veramente un piacere averlo qui tra di noi. La sua relazione si intitola Unione Europea e Salute, competenze, azioni e sfide future. Quindi grazie davvero al professor De Giacomo, a cui lascio volentieri la parola. Grazie, grazie Massimiliano. Tu, anche tu cadi nel tranello del mio nome, che è Giacomo Di Federico, ma capita a tutti, anche a persone che conosco da 20 anni. Grazie mille per questo invito e l'opportunità di intervenire su tematiche che mi sono care. La tutela della salute nell'Unione Europea è una questione che si è affermata nel corso degli anni. La pandemia non ha fatto
altro che accelerare l'esigenza o mettere in evidenza, in maggiore evidenza, l'esigenza di giungere a azioni, soluzioni più coordinate. Ma prima di poter affrontare, senza scendere in troppi tecnicismi, affrontare le problematiche di oggi e di domani, cioè quindi le sfide future, è bene compiere e svolgere alcune precisazioni o considerazioni preliminari. L'Unione è un'organizzazione internazionale. Questa è la prima cosa da dire per poter comprendere quanto verrà detto nel prosieguo. È un'organizzazione internazionale, se volete, sui generis, perché diversamente da quello che avviene per organizzazioni come il Consiglio d'Europa o l'ONU, riconosce anche i singoli come soggetti di diritto. E questo cambia la prospettiva, perché consente di raggiungere soluzioni più integrate, ma al contempo non consente di attribuire all'Unione la competenza di attribuirsi competenze. E mi spiego meglio. Come ogni organizzazione internazionale, l'Unione Europea si basa, benché noi la percepiamo come uno Stato spesso, almeno questo nella narrativa dei media è normale, l'Unione Europea si basa sul principio di attribuzione, come le organizzazioni internazionali, e cioè gode delle competenze ed unicamente delle competenze che le vengono trasferite dagli Stati membri che decidono di partecipare all'organizzazione. E dove troviamo queste competenze? Le troviamo nei trattati. Quindi la prospettiva deve essere chiara da subito. Gli Stati mantengono tutta la propria sovranità, salvo quella che decidono di cedere alle istituzioni dell'Unione. E nel corso degli anni hanno deciso di trasferire sempre più competenze all'Unione, ma non tutte. E invece, questo emerge in maniera evidente anche dai lavori della conferenza sul futuro dell'Europa, guardando alle osservazioni svolte, ai commenti lasciati sulla piattaforma da cittadini, ma anche le discussioni dei panel che hanno contribuito alla riflessione attuale, emerge che spesso i singoli, almeno questo emerge appunto dalle loro osservazioni, vorrebbero più Europa, cioè imputano all'Europa di non fare abbastanza, senza però comprendere e sapere che l'Unione non può fare tutto quello che viene loro richiesto. Dalla conferenza sul futuro dell'Europa, ad esempio, si chiede la gratuità, ad esempio, di alcuni prodotti farmaceutici. Questo non è un qualcosa che l'Unione può fare. Il coordinamento, e giungo qui a una tematica che affronteremo tra breve, il coordinamento, la standardizzazione dell'assistenza sanitaria, questa non è una competenza dell'Unione. Anzi, l'Unione non può ingerire in tutti quegli aspetti, almeno in teoria, che riguardano la gestione, l'amministrazione, il finanziamento del sistema sanitario nazionale. Rimane una competenza nazionale. Perché? Perché non viene trasferita. Anzi, gli Stati sono così attenti alle loro prerogative che hanno indicato espressamente nei trattati che l'Unione deve rispettare le responsabilità degli Stati nella gestione, appunto, e nella fornitura di assistenza medica. Ma su questo tornerò. Il primo punto è dunque: l'Unione non è uno Stato, benché spesso lo percepiamo come un simil Stato. Non ha quello che in Germania si chiama competenze, quindi la possibilità di attribuirsi competenze, e quindi viene limitata a quanto indicato nei trattati. E gli Stati sono i padroni dei trattati. Per modificare i trattati, questo l'avrete sentito molto spesso negli ultimi giorni, occorre l'unanimità. Quindi questo è un limite di tipo strutturale.
Ora vediamo un po' meglio, una volta che abbiamo capito che cos'è l'Unione, cioè un'organizzazione internazionale, ma sui generis, perché riconosce come soggetti di diritto anche i singoli, possiamo verificare un po' più nel dettaglio di quali competenze gode l'Unione Europea attualmente. Poi vedremo che cosa è stato suggerito di fare, da cosa emerge dai risultati della conferenza sul futuro dell'Europa. Allora, la nostra norma di riferimento ce n'è una, che è l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. È una norma da cui noi possiamo evincere in quali settori l'Unione può intervenire. Ma prima di individuare quali sono questi settori, abbiamo delle disposizioni di carattere più generale che chiariscono quale tipo di competenza l'Unione ha. E qui devo aprire necessariamente una breve parentesi. Le competenze che possono essere attribuite all'Unione devono distinguersi in tre categorie. La prima è una competenza di tipo esclusivo. Siamo un'unione doganale, è evidente che gli stati non possono autonomamente fissare i dazi. Lo deve fare l'Unione. Trasferimento di competenza, questa competenza è esclusiva. Anche le decisioni in materia di euro per gli stati che hanno aderito all'euro evidentemente sono di competenza esclusiva dell'Unione. Potrei fare altri esempi, ma mi fermo. Un secondo tipo di competenza. Abbiamo qualche problema di connessione. Non so se il... analizzare quella della competenza concorrente di chi? Concorrente degli stati e dell'Unione. Professore, sì, chiedo scusa. Gli stati hanno trasferito, hanno riconosciuto la possibilità per l'Unione che le questioni di tutela entrano tra le materie. Professore, chiedo scusa se la interrompo, non sentiamo più nulla, la sentiamo molto male. Vuol provare a scollegarsi e ricollegarsi? Professore, non la sentiamo proprio più ora. Il professore si è disconnesso e sta riprovando a connettersi. Okay, perfetto, grazie. Scusate per questi problemi, ma purtroppo a volte la connessione internet ci fa brutti scherzi. Quindi qualche minuto di pazienza. Purtroppo non avevo una canzone pronta per intrattenervi per questo disguido, ma ci penserò. Ecco, professore, un attimo solo perché si sta connettendo. Professore, prego, chiedo scusa. Sì. No, beh, chiedo scusa io, la mia connessione mi dice che è tutto a posto, mi dispiace per l'inconveniente. Riprendo quindi, sperando di avere capito esattamente quando mi avete perso, alla seconda categoria di competenze. È corretto questo? Che è la competenza, che sono le competenze concorrenti? Sì, sì, prego. Concorrenti, perfetto, grazie. Tra Unione e Stati membri, questo significa che gli Stati hanno trasferito in potenza la possibilità per le istituzioni di regolamentare alcuni aspetti della salute pubblica, in particolare quelli definiti nei trattati. E quali sono quelli definiti nei trattati? Sono quegli aspetti che sono più legati alle libertà economiche fondamentali. E quindi non dovremmo sorprenderci se dispositivi medici, medicinali, prodotti fitosanitari, emoderivati, questi sono settori
in cui l'Unione può intervenire in forza di una competenza concorrente. Cosa può fare in particolare l'Unione? Può regolamentare questi aspetti al fine di garantire una qualità uniforme. Ora, questo significa armonizzare le condizioni, ad esempio, per l'autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti farmaceutici. Per questo è stata istituita, come saprete, un'agenzia specifica che aiuta la Commissione nell'adozione di decisioni. Quindi qui approfitto del, visto che si faceva riferimento a fake news, siccome ne sento molte, non è l'EMA che decide l'immissione di un prodotto medicinale, di un vaccino sui mercati, è la Commissione che si fonda sugli studi di un'agenzia specializzata come l'EMA. Bene. Nel momento in cui l'Unione interviene, però, gli Stati perdono la possibilità di intervenire per esigenze di coerenza, evidentemente, in quello stesso settore. Quindi quello che è una competenza concorrente, se esercitata, diventa di fatto una competenza esclusiva dell'Unione, nel senso che gli Stati non possono più occupare quello spazio giuridico. Il discorso è diverso per la nostra terza categoria di competenze che pure interessa al settore della salute pubblica, e che è quello delle cosiddette competenze parallele o di coordinamento, di sostegno. Qui possiamo immaginare di includere in questa categoria, per essere chiari, tutti quegli aspetti relativi alla sanità elettronica, alla cooperazione amministrativa in materia di salute. Qui cosa succede? Ricerca in materia di salute? Cosa succede in questi casi? In questi casi l'Unione aiuta gli Stati a conseguire determinati obiettivi, quindi li aiuta, li sostiene, li coordina, ma senza avere la possibilità di armonizzare e quindi senza togliere agli Stati la possibilità di continuare a regolamentare autonomamente quegli specifici aspetti. Se questo è il quadro, come italiani dovremmo capirlo molto bene, non risolviamo i problemi regolatori o di gestione del rischio in materia di salute pubblica semplicemente con norme che allocano le competenze a diversi livelli. Lo dico da italiano, dovremmo capirlo bene, perché vivendo in un sistema a forte regionalismo, e la pandemia qui l'ha dimostrato, evidentemente sappiamo che non bastano norme, penso al titolo quinto naturalmente della Costituzione, che ci dicono dove allocare la competenza per risolvere ogni problema dal punto di vista applicativo. E infatti, se guardiamo, benché abbia cercato di rappresentare quali sono i limiti, e sono limiti forti, dell'intervento dell'Unione in materia di salute, in realtà si è fatto molto e si è avanzato molto nell'opera di coordinamento, armonizzazione e direi anche uniformizzazione in materia di salute. Perché? Perché in realtà, se guardiamo i trattati, ci sono tutta una serie di norme che consentono comunque di intervenire e armonizzare aspetti così intimamente legati alla tutela della salute pubblica che diventa difficile realmente separare i profili. E faccio subito un esempio. Vi dicevo, le competenze concorrenti normalmente le apprezziamo laddove c'è un collegamento con le libertà economiche fondamentali. Quindi i medicinali, i dispositivi medici sono merci di fatto, e quindi occorre armonizzarle per consentire la loro libera circolazione. Ma il collegamento con il mercato interno è molto più importante e significativo.
Prendete ad esempio il fenomeno della libera circolazione di pazienti. Qui abbiamo soggetti che non riescono a ricevere cure, si faceva riferimento in introduzione a questo fenomeno, pazienti che, coperti dal sistema nazionale di affiliazione, non potendo ricevere cure in un tempo accettabile, congruo dal punto di vista clinico, si rivolgono a prestatori di servizio pubblici o privati presenti in altri stati. Ebbene, qui il diritto dell'Unione Europea è intervenuto per armonizzare le norme in materia di autorizzazione ai trattamenti all'estero e di rimborso delle relative spese. Lo ha fatto sulla base di una norma, che è la norma che viene utilizzata normalmente per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, per l'articolo 114, e che consente di armonizzare a tal fine le normative nazionali. E così noi abbiamo proceduto, nonostante l'articolo 168, paragrafo 7 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ci dica che appunto l'Unione rispetta le responsabilità degli Stati in materia di organizzazione, programmazione, finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, eppure ci sono aspetti che sono stati, consentitemi ancora l'espressione, comunitarizzati. Questo è un esempio, ma se ne possono fare molti altri. Mi limito qui a citarne uno, perché è molto recente come sviluppo. Un conto è autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale, cioè certificare che ha una qualità sufficiente per poter circolare nel mercato. E un conto invece è coordinare e addirittura uniformare la procedura che deve essere seguita da parte di un produttore di tecnologia sanitaria per essere sicuro che il proprio prodotto sia accettato nei sistemi sanitari degli Stati membri. Questo viene fatto attraverso una procedura comune, l'istituzione di una procedura comune, che dovrà valutare non solo scientificamente, ma anche per i profili economici, sociali ed etici, determinati prodotti sanitari. Una volta che abbiamo uniformato la procedura, poi spetterà agli Stati naturalmente determinare effettivamente se quella tecnologia sanitaria sarà inclusa nei LEA, per intenderci, cioè tra i servizi coperti dal sistema sanitario e in quale misura. Ma voi capite, qui è molto difficile capire che cosa rientra nella parte di competenza concorrente e funzionale al mercato interno e cosa invece rientri nella cooperazione sanitaria, cioè in quell'opera dell'Unione di accompagnamento dei servizi sanitari verso una maggiore complementarietà, dove però non c'è la volontà di armonizzare. Ma voi capite che qui gli aspetti è estremamente difficile tenerli separati. Un'ulteriore dimostrazione che in realtà quanto scritto nei trattati è facilmente e viene comunque spesso diciamo piegata alla volontà degli stati, che sono comunque i padroni del proprio destino in questo senso. Se vogliono procedere in una armonizzazione, uniformizzazione, complementarietà dei propri servizi sanitari, in realtà poco si oppone. Se utilizziamo una base giuridica per l'armonizzazione, noi poi abbiamo bisogno di qualche Stato che dice no, questa base giuridica non è corretta, qui stiamo forzando la lettera dei trattati, ma se gli Stati sono d'accordo, evidentemente il problema viene mutato da giuridico in politico. Ed è questo quello che stiamo osservando, cioè la pandemia ha fatto capire agli Stati, come già ho detto, quanto sia importante coordinarsi. E allora ci sono gli strumenti. Teniamo poi peraltro presente che non c'è solo una dimensione economica, che è quella a cui ho fatto cenno. La tutela della salute, anzi garantire il più alto livello di tutela della salute possibile, è un obiettivo dell'Unione e non solo un obiettivo generale dell'Unione e specifico della politica sanitaria, ma è anche un obiettivo trasversale. E qui di nuovo torno alla difficoltà nel tenere separati i diversi ambiti di competenza concorrente dall'altro e parallele di coordinamento dall'altro.
Perché se è vero che l'Unione in tutte le sue politiche mira ad assicurare il più alto livello di protezione della salute pubblica, voi capite che qualsiasi iniziativa può in qualche modo incidere sulla tutela della salute in prospettiva nazionale. Quindi, e in più aggiungerei, è un diritto fondamentale, riconosciuto dall'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali, che riconosce appunto il diritto alla prevenzione, all'accesso alle cure mediche e fissa nuovamente l'obiettivo di garantire il più alto livello di tutela della salute possibile. Ecco. Uno degli insegnamenti della pandemia è proprio il valore aggiunto degli strumenti digitali. Telemedicina, in particolare. Questa è competenza complementare di coordinamento. Ok, ma voi capite il legame tra questo aspetto della digitalizzazione e il funzionamento del mercato interno. Le tecnologie sanitarie, anche digitali, costituiscono intorno al 10% del PIL nell'Unione Europea, cioè le spese sanitarie occupano questa percentuale. E allora voi capite che è molto una questione di mercato interno, perché ci sono gli sviluppatori, ci sono coloro che si affacciano sul mercato per sviluppare, ad esempio, strumenti di sanità mobile, per esempio. E qui torno a quanto già detto, in realtà ricordiamoci sempre che al di là delle possibilità di regolamentare determinati settori come quelli che ricordavo, c'è sempre la possibilità di finanziare attività degli stati in materia di salute, e questo evidentemente, stiamo parlando di bandi, e quindi c'è la possibilità per l'Unione di orientare anche l'attività, gli investimenti, le priorità degli stati attraverso i programmi di finanziamento. Ecco, qui ne approfitto anche per, faccio un salto in avanti, per darvi un'idea di come l'Unione poi concretamente risponde e ha risposto a queste problematiche. Uno dei problemi che abbiamo per realizzare l'Unione della Salute, cui faceva riferimento questo concetto poi sviluppato dalla Commissione, ma presentato dalla von der Leyen, di andare appunto di creare un'unione della salute in cui ci fosse una maggiore condivisione delle risorse. Ecco, in questo senso noi dovremmo avere ben presente che l'idea è quella di maggiore condivisione. È chiaro che la digitalizzazione qui favorisce moltissimo il raggiungimento di questi obiettivi. Ma nel finanziamento io includo anche, per farvi degli esempi concreti, il finanziamento fondi di sviluppo regionale. Ci sono fondi di sviluppo regionale che vengono utilizzati per creare borse di dottorato specifiche sulla salute. Io ne sto gestendo in questo momento due, alla luce di progetti che ho presentato, così vi faccio capire anche qual è il valore aggiunto. Ecco. Una è su strumenti di sanità elettronica e il secondo è, vi tocco l'argomento, a cui voglio poi arrivare in conclusione, è il problema dei big data e della ricerca. Perché nell'idea di unione della salute, condivisione di risorse, ma condivisione anche di saperi. E quindi i dati sanitari come elemento che può promuovere la ricerca, e anche la ricerca sul cancro, che ovviamente poi sarà l'oggetto della relazione della collega che mi seguirà. Ecco, ci tenevo a sottolineare questo perché in futuro noi vedremo sempre una maggiore attenzione, la vediamo già adesso, sul valore aggiunto dei dati sanitari. E su questo l'Unione si sta muovendo anche in altre direzioni, in riferimento, non ho tempo qui ovviamente di toccare tutto, ma è anche al data governance
Act, che dovrebbe consentire, favorire il riutilizzo di dati sanitari. Ovviamente qui c'è un problema enorme che non posso, qui posso solo accennare, che è quello della protezione dei dati sanitari in quanto dati personali, e qui c'è tutta la tematica del GDPR naturalmente. Allora qui ancora vedete quanto la tutela della salute presenta punti di contatto con altre politiche e altre esigenze. Quindi, se ciò non bastasse, i limiti che vediamo nei trattati sono stati superati dagli Stati anche se guardiamo all'attività del semestre europeo, che è un'attività chiaramente rivolta a garantire sostenibilità finanziaria, è un'attività annuale e continua con cui si cerca di garantire il coordinamento tra le politiche economiche degli Stati, che mantengono la propria sovranità in materia di politica economica, ma la devono coordinare, evidentemente. Questo vale soprattutto per gli Stati che hanno adottato l'euro. Allora, nell'ambito del semestre europeo, quello che avviene è, in estrema sintesi, la Commissione procede ad un monitoraggio della situazione negli Stati, propone, individua delle criticità, propone delle soluzioni. Queste raccomandazioni poi vengono avallate dal Consiglio e quindi dagli Stati stessi. Ecco, ricordiamoci anche questa, quest'idea che ci sia una dicotomia nella narrativa comune tra Unione e Stati. Non c'è, gli Stati sono l'Unione e l'Unione sono gli Stati, però dal punto di vista politico, insomma, presenta una serie di vantaggi creare questa dicotomia, che però non esiste. Quindi il Consiglio sono gli stessi Stati che si raccomandano a vicenda. Ecco, a partire dal 2011, risposta alla crisi finanziaria del 2008, noi cominciamo a vedere un coordinamento anche in materia di salute. Ora, in quei primi anni, naturalmente, il focus era su limitiamo la spesa, no? E stiamo in periodo di austerity. Ora, con la pandemia, debito pubblico europeo, siamo in una prospettiva completamente diversa, quindi investimenti. Allora, a partire dal 2016-2017, se osserviamo le raccomandazioni rivolte agli Stati nell'ambito del semestre europeo, noi vediamo che entrano molto di più questioni relative alla gestione del sistema sanitario, alla copertura del sistema sanitario, ai livelli di rimborsabilità delle prestazioni, a nuove tecnologie come la telemedicina. Allora, di nuovo, voi capite che la cooperazione economica è un'altra porta d'ingresso per la tutela della salute. Allora, questo era per cercare di farvi capire quanto si parla di, prima di riflettere su qual è il futuro, ma di come la situazione attuale ci dia una rappresentazione molto diversa da quella che si potrebbe immaginare leggendo i trattati. I limiti ci sono, ma come è stato scritto sin dall'inizio della pandemia, sono limiti superabili, facilmente superabili con uno sforzo maggiore, una comprensione del valore aggiunto della cooperazione da parte degli Stati in materia sanitaria. Ora, quali sono, alcuni li ho già accennati, ma prima di volgere al termine, insomma, formulare qualche considerazione su quello che è stato, quello che è stato sottolineato, che emerge dai lavori sulla conferenza sul futuro dell'Europa, e quindi guardare a cosa potrà succedere in futuro. Ecco, io vorrei molto rapidamente individuare quali sono gli interventi che l'Unione, proprio a dimostrazione che le competenze in nuce c'erano, che cosa ha fatto l'Unione per rispondere alla pandemia. Quindi una valutazione di quali sono le azioni principali. Allora, innanzitutto un sostegno economico ai sistemi sanitari. Si è giocato sul bilancio, si sono trovati quei fondi che si potevano utilizzare, si sono istituiti i fondi.
si sia andato sui mercati internazionali per chiedere finanziamenti. Si è cercato di evitare speculazioni e garantire l'accesso ai farmaci. Questo lo si è fatto tramite procedure congiunte di acquisto, se volete, non sempre andate benissimo, ma ricordiamoci che quando le abbiamo iniziate non sapevamo neanche se ci sarebbero stati i vaccini. Aggiungo, sempre per tornare alla dicotomia, al rischio di una dicotomia Unione Europea e Stati membri, la Commissione è stata criticata per la negoziazione condotta con le imprese farmaceutiche. Ricordiamoci che a quei tavoli partecipavano esperti designati dagli Stati membri, quindi trasferire tutto sulla Commissione, esperti o sedicenti tali, evidentemente, ma ricordo le difficoltà nella negoziazione e quindi lo sottolineo non tanto come critica agli Stati membri o a chi era presente, ma come elemento da tenere presente quando valutiamo le critiche rivolte alla sola Commissione. Ma siamo anche intervenuti per limitare che prodotti, dispositivi necessari a far fronte alla crisi fossero esportati dagli stati, quindi evitare speculazioni. Siamo intervenuti per evitare la disintegrazione del mercato interno che avviene nel momento in cui gli stati chiudono le frontiere, chiudono i servizi, chiudono la libera circolazione dei lavoratori, anche lavoratori essenziali. Su questo la Commissione è stata molto rapida nell'indicare agli Stati quali fossero le soluzioni. Tra queste soluzioni, in un momento in cui bisognava contenere al massimo la diffusione dei contagi, la Commissione ha proposto la creazione di linee verdi, cioè quindi di limitate porzioni del territorio che dovevano però essere attentamente monitorate dagli Stati al fine di poter garantire comunque una minima circolazione, senz'altro dei beni e dei professionisti essenziali. Non ho bisogno qui di ricordarvi che sapete già, e cioè che nel periodo massimo della pandemia, ma anche successivamente, alcuni stati in crisi a livello ospedaliero hanno o mandato team di medici e infermieri in altri stati oppure accolto pazienti nelle proprie strutture. Anche questo è un esempio virtuoso di collaborazione e qui c'erano già diversi elementi che consentivano una rapida risposta. Ecco, sostenere la ricerca. Ora qui non siamo sui 3 miliardi dati da BARDA per lo sviluppo, che è un'agenzia americana di risposta alle crisi per lo sviluppo dei vaccini. Noi più modestamente però siamo riusciti subito a dare 80 milioni a CureVac per cominciare a lavorare. Questo mi offre la possibilità di fare il ponte alla neo istituito servizio interno della Commissione ERA, cioè quella servizio interno alla Commissione che dovrebbe appunto cercare di monitorare la situazione ed essere in grado di individuare dove allocare le risorse nei momenti di crisi. Infine, ricordiamoci, standardizzazione, cioè la standardizzazione dei dati. Gli stati hanno compreso, e qui altro punto di sviluppo verso il futuro è la riforma del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, ed è a questa agenzia che è stata potenziata, che spetterà il compito anche di lavorare sull'elaborazione di indicatori e benchmark che consentano di monitorare al meglio la situazione. Qui siamo però al di fuori delle competenze concorrenti e quindi non c'è nessuna possibilità, per intenderci, di adottare una normativa che uniformizza quali sono i criteri da utilizzare a livello nazionale. Ma man mano che gli stati comprendono il valore aggiunto, non è detto che possiamo arrivare allo stesso risultato attraverso atti che però non possono armonizzare. Come dicevo, poi il confine tra armonizzazione, convergenza e coordinamento, come sottolineato in dottrina, è molto sottile questa linea di confine. Allora adesso, perché penso che il mio tempo stia terminando, prenderei in considerazione
che cosa è emerso nel corso della pandemia e soprattutto che cosa è emerso per i cittadini, e quindi vedere quali sono molto brevemente le raccomandazioni che i cittadini o il panel di cittadini competenti in materia di salute ha elaborato. Ora, come sapete, la conferenza sul futuro dell'Europa si è chiusa, questa esperienza, il 9 maggio, e poi occorrerà discutere la prossima plenaria del Parlamento su come andare avanti. E come forse sapete, ci sono due strade. Queste raccomandazioni potrebbero essere utilizzate a trattati invariati per continuare ad elaborare una normativa tra competenze parallele di coordinamento e competenze concorrenti che va nella direzione indicata dai cittadini. Oppure, per le proposte più diciamo ambiziose, la riforma dei trattati, che però richiede consenso politico. Per poter avviare una riforma dei trattati, che si può concludere solo con l'unanimità perché tutti gli stati devono ratificare le modifiche, occorre una maggioranza in Consiglio europeo, una maggioranza risicata perché al momento sono 14 gli stati favorevoli o che non si sono opposti e 13 quelli che si sono opposti. La Danimarca proprio ieri ha ribadito la propria contrarietà, però dall'altro canto sappiamo che paesi come Francia, Germania e Italia, alla luce delle ultime dichiarazioni, invece sarebbero disponibili a considerare questa prospettiva. E allora vengo sinteticamente a che cosa è stato richiesto. Standardizzazione del sistema sanitario, come accennavo prima, qui evidentemente bisognerebbe modificare l'articolo 168.7, cosa che non è all'orizzonte. Concentrarsi su appalti, questo è un'ottima cosa, in realtà abbiamo già cominciato a farlo, la Commissione proprio nel 2021 ha chiesto a un comitato di esperti di rendere un parere di oltre 100 pagine su cosa può essere fatto in termini di regolamentazione degli appalti pubblici, che sono già regolamentati a livello di Unione, per stimolare investimenti e miglioramento della qualità in ambito sanitario, quindi come strumento per migliorare, ottimizzare le risorse in questo campo. Migliorare le condizioni dei lavoratori in ambito sanitario, benissimo, per questo ci sono già basi giuridiche che sono state più volte utilizzate e quindi che possono essere utilizzate ancora, per migliorare lo standard di tutela dei lavoratori. Quindi non c'è bisogno di una modifica dei trattati. Ecco, creazione di una banca dati sanitari dell'Unione. Ecco, prima si faceva riferimento a quell'iniziativa appunto sulla condivisione delle cartelle cliniche. Questa è una competenza nazionale. L'Unione può coordinare e molto è stato fatto. Tanto è vero che in alcuni stati, proprio perché con le complementari di coordinamento non si avanza tutti insieme, non necessariamente, ci sono una serie di esempi di cooperazione volontaria, salute elettronica, reti di riferimento di eccellenza che studiano malattie rare, questi sono alcuni esempi. Ora, è ovvio che in questo caso c'è da un lato una componente tecnica, e su questo l'Unione lavora e sta lavorando molto bene, per creare le infrastrutture digitali che consentono lo scambio di queste informazioni, sempre tenendo presente le esigenze del GDPR, e questa è la sfida. Per altro verso c'è una forte complessità dovuta alla necessaria condivisione di semantica, i professionisti che vedono, consultano le cartelle, c'è un problema linguistico, ma c'è un problema anche di comprensione del fenomeno dal punto di vista clinico. E quindi bisogna anche intendersi su cosa significano determinate espressioni incluse nelle cartelle. Potrei aggiungere, ma mi fermo qui. Ovviamente anche questioni di intelligenza artificiale in materia di salute è uno degli ambiti più, insieme ai trasporti e alla giustizia,
più rilevanti. Anche qui non ho il tempo di soffermarmi, ma evidentemente provate a pensare a tutti i dispositivi che aiutano i professionisti nella diagnosi e tutti i profili di responsabilità che questo può porre, di distribuzione di responsabilità a seconda delle situazioni tra produttore e chi utilizza, oppure anche struttura ospedaliera se rilevante. Questo però, come vi dicevo, è al cuore della creazione di un'unione della salute, perché la condivisione dei dati facilita la qualità, aumenta la qualità, migliorando la ricerca e la condivisione di informazioni. Ecco, poi una generica raccomandazione a includere tra le competenze concorrenti le questioni relative a minacce di carattere transfrontaliero. Questo in realtà non penso che la modifica possa avvenire facilmente, non so quanto cambierebbe dal punto di vista applicativo. Ci possono essere delle soluzioni interessanti. A mio avviso quella più realistica è quella di inserire tra quelle materie, ricordavo i medicinali, i dispositivi medici, anche, quindi che rientrano tra le competenze concorrenti e quindi sono suscettibili di armonizzazione, probabilmente includerei anche i dati sanitari nella misura in cui possono contribuire a una migliore risposta, e questo alla luce di tutto di quello che segnalavo prima. Io mi fermerei qui perché penso di essere andato anche oltre il tempo assegnatomi. Quindi ovviamente poi disponibilissimo a rispondere a vostre domande e curiosità. Grazie per l'attenzione. Grazie mille a Giacomo, ora lo chiamerò per nome, se sbaglio. E mi scuso anzi prima dell'errore. No, davvero una ottima relazione, perché partendo dal tema delle competenze che ha chiarito in modo magistrale, un tema difficile e per noi giuristi diciamo un po' più comprensibile, ma non necessariamente per il grande pubblico, invece è riuscito a introdurlo molto bene e poi invece a darci anche, oltre appunto a questa analisi giuridica, anche molti elementi di dettaglio anche molto operativi, collegando anche i cambiamenti e le azioni dell'Unione susseguente alla pandemia con il tema delle proposte future. Io avrei solo una, non vedo domande in chat, farei solo una brevissima domanda che riprende un po' il tema dei finanziamenti. Siccome nei precedenti webinar, nei due precedenti, ci siamo occupati di Green Deal e di PNRR, ecco, chiedo magari al professor Di Federico se può darci qualche suo punto di vista. Ecco, i fondi PNRR e comunque in generale i fondi del Next Generation EU che nascono come risposta alla pandemia, poi in realtà alcuni dei commentatori hanno sottolineato come in realtà poi non mettono moltissimi fondi sulla salute rispetto ad altri settori. Ecco, questi fondi che ci sono per i prossimi anni sono sufficienti per avviare questi cambiamenti che sono stati anche indicati in queste raccomandazioni, o ancora diciamo oltre a una, come dire, migliore calibrazione delle competenze ci vogliono anche più fondi per avere un maggiore impatto europeo su questi temi rispetto alle competenze nazionali? Non so se su questo può rapidamente il professor Di Federico fare qualche breve riflessione. Sì, grazie per la domanda. Allora, in realtà avevo toccato appunto questo aspetto dicendo di come trovassi importante che fondi di sviluppo regionale venissero utilizzati per investire sulla formazione di risorse nell'ambito di dottorati che si occupassero di questioni della salute. Questo atteggiamento, cioè di tipo più strutturale che puntuale, lo rivedo nel PNRR. Mi spiego meglio. Nell'ambito di Horizon, che sicuramente conoscerete, è già evidente, è già stato evidente negli anni, anche nel periodo precedente, un investimento sulle scienze dure, quindi su tutti quegli aspetti della salute che sono di tipo più medico. Quello che
come così io interpreto la linea 6 del PNRR come qualcosa di più strutturale, cioè non tanto sviluppiamo l'expertise e sviluppiamo la ricerca, ma sviluppiamo le condizioni per poter avere sistemi sostenibili e resilienti con risorse adeguatamente formate. E qui mi permetto, per il limitato tempo a mia disposizione, di portare un esempio proprio personale delle ultime settimane, cioè l'indicazione che noi da parte dell'Ateneo dovremmo prevedere di elaborare dei progetti che rientrano nell'ambito del finanziamento PNRR per borse di dottorato che riguardano aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito della pubblica amministrazione, con particolare riguardo alla digitalizzazione. Allora, in questo senso, io ad esempio ho presentato un progetto, spero naturalmente verrà finanziato, su quello che secondo me è il tema attuale, e cioè, e che è stato sollevato dalla, e qui vado a un livello più alto naturalmente, è stato dimostrato dalla pandemia, e cioè l'esigenza di una preparazione giuridica alle crisi. Preparazione giuridica che tocca aspetti che vanno dalla governance alle norme in materia di trasporto in situazioni pandemiche. E cioè dobbiamo cominciare, del resto anche Fauci l'ha dichiarato ieri, dobbiamo prepararci, un'altra pandemia arriverà, e dobbiamo farci trovare preparati. Formare risorse che lavorano nella pubblica amministrazione, che sono in grado di comprendere i fenomeni complessi, le interazioni con più livelli, quello regionale, quello nazionale e quindi in maniera orizzontale con le altre pubbliche amministrazioni, quello sovranazionale, con sovranazionale intendo l'Unione Europea, e quello internazionale, OMS, è fondamentale. Fondamentale, inoltre, e chiudo, formare persone, giuristi, che sono in grado di dialogare con altri saperi, medicina, ingegneria, informatica, matematica, chi sviluppa i modelli per calcolare quale sarà la diffusione della pandemia. Siamo ancora molto indietro su questo a livello di formazione. Su questo più soldi vanno sempre bene, ma la mia preoccupazione è che spesso più soldi significa anche non riuscire a spenderli tutti. Invece io sarei più contento se riuscissimo a spendere bene quelli che abbiamo, cioè in maniera sistematica, sistemica e strutturale. Grazie mille per questo ulteriore chiarimento, ulteriori spunti di riflessione importanti. Io ringrazio davvero molto il professor Di Federico e passo subito la parola alla nostra seconda relatrice. Prego comunque il professor Di Federico di rimanere collegato con noi, perché non so se avremo tempo poi alla fine per ulteriori domande. Allora, chiedo alla dottoressa Randi di avviare la sua connessione video e audio. Dovevamo proiettare un attimo il video. Come? Se, dovevamo proiettare il video un attimo. Oh, giusto. Allora è vero, la regia mi ricorda correttamente che prima di introdurre la dottoressa Randi abbiamo un breve video introduttivo proprio della tematica che verrà da lei trattata, quindi facciamo partire il video e poi passiamo la parola alla dottoressa Randi. Together, we can make a difference with prevention and with research, with equal access across Europe, standing at the side of those who need us. This is the vision of Europe's Beating Cancer Plan. Thank you.
We can strip away the fear and the uncertainty that comes with a cancer diagnosis and replace it with determination, with dignity, and with hope. Molto bene, grazie alla regia per aver mandato il video alla dottoressa Salvi che ha predisposto ed è responsabile, diciamo, della nostra sezione video. E adesso chiedo alla dottoressa Randi di accendere appunto la sua videocamera e il suo microfono, così le posso passare la parola. La dottoressa Randi fa parte della unità Health in Society del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea di ISPRA, che collabora con noi in questa edizione di Lezioni d'Europa in diversi appuntamenti. Mi scuso con lei perché siamo un po' in ritardo rispetto ai tempi, ma comunque le dico che avrà tutto il tempo per la sua relazione e esporremo di qualche minuto il nostro calendario, il nostro orario, ma vista l'importanza delle tematiche che trattiamo oggi, direi che la cosa è assolutamente una buona idea. E quindi le dico di prendersi il tempo necessario per la sua relazione. Il titolo della sua relazione è appunto il piano europeo di lotta contro il cancro. Grazie davvero della sua disponibilità e le lascio la parola. Buongiorno a tutti e grazie davvero di questo invito e dell'opportunità di parlare delle attività che svolgiamo presso la nostra unità, la Health in Society. Sto cercando di condividere le diapositive. Oggi vi parlerò effettivamente del piano europeo contro il cancro, ma più precisamente della prima iniziativa che è già stata realizzata, e cioè il Knowledge Center on Cancer, quindi il Centro di Conoscenze sul Cancro, che è un'iniziativa della Commissione e che ha lo scopo, e qui uso una parola che il professor Di Federico ha usato diverse volte, ha lo scopo di armonizzare e coordinare la scienza, l'informazione e la comunicazione sul cancro all'interno della Commissione. Come ben sapete, il cancro è la principale causa di morte per i cittadini dell'Unione, cittadini che siano al di sotto dei 65 anni. Le stime che sono state fatte per l'anno 2020 per l'Unione hanno dimostrato che ci sono stati circa 2,7 milioni di nuovi casi diagnosticati di tumore e 1,3 milioni di decessi dovuti a questa malattia. Questo significa, ovviamente si parla di stime, che circa una persona su due sviluppa il cancro nella propria vita e una su cinque muore a causa di questa malattia. È anche stato stimato che il costo dovuto al cancro nell'Unione è stato stimato a circa 97 miliardi nel 2018. Passando a quello che è la buona notizia, è che il 40% delle diagnosi tumorali possono essere prevenute. E viene fatto attraverso la prevenzione e tutte le azioni anche promosse dalla Commissione europea. Ed ecco che il Centro sulle conoscenze, delle conoscenze sul cancro ha proprio lo scopo di armonizzare e coordinare tutte queste azioni. Parliamo infatti di un approccio coordinato e unito. Perché? Perché ci sono 12
direzioni della commissione che si occupano direttamente o indirettamente di cancro. Il JRC, in italiano il Centro Comune di Ricerca, all'interno presenta addirittura 12 unità, tra cui l'unità dove io lavoro, che già collabora con queste altre 12 direzioni in modo da appunto collaborare con ognuna di loro. Il lavoro per il Centro di Conoscenze sul Cancro è stato fatto in particolare da DG Santé, proprio con il piano Europe's Obesity Cancer Plan. Scusate, userò un po' di terminologia inglese, ma soprattutto perché ho pensato che nel momento in cui vorrete visualizzare i siti che vi raccontano tutte queste iniziative, ritroverete molti dei nomi che cercherò di citare con non troppi inglesismi, ma sarà più facile per voi ritrovare le informazioni. Quindi da un lato abbiamo DG Santé e dall'altro abbiamo la direzione che si occupa della ricerca e dello sviluppo con la Mission on Cancer. E, per quanto riguarda il piano europeo, so che avete già visto le iniziative faro, mentre per quanto riguarda la Mission on Cancer ci sono 5 aree di intervento che sono la comprensione sul cancro, la prevenzione, la diagnostica e il trattamento, la qualità della vita e l'accesso equo alle cure e ai trattamenti. Ecco che le diverse direzioni contribuiscono in diversi aspetti di governance e policy per quanto riguarda DG Santé, di governance e ricerca per quanto riguarda DG RTD e per quello che riguarda il JRC, il JRC contribuisce ovviamente con le componenti scientifiche e tecniche. Tutto questo si traduce in un coordinamento e allineamento delle attività contro il cancro a livello della Commissione europea. Il Centro di Conoscenze sul Cancro è stato lanciato il 30 giugno dello scorso anno. Ci sono 4 principali pilastri, vengono così definiti. Uno è quello dell'informazione sul cancro, uno è quello della promozione della salute. C'è poi un altro pilastro che riguarda le linee guida e gli schemi di quality assurance e un ultimo pilastro che invece riguarda le malattie rare. Tutte queste attività, che sono le attività attualmente svolte presso l'unità per cui lavoro ad Ispra, al CCR, vengono in qualche modo associate a quelli che sono gli obiettivi e le azioni della Mission on Cancer. E qui, se volete poi sbizzarrirvi nel capire come ognuna di queste azioni ovviamente si lega a quello che è migliorare la comprensione, quindi l'informazione sul cancro, tutte quelle che sono le attività di prevenzione, screening e diagnostica precoce, l'ottimizzazione della diagnostica e del trattamento, la qualità della vita e quindi la valutazione e il miglioramento e quello che è il monitoraggio. Quindi parleremo moltissimo di dati. Europe's Beating Cancer Plan invece presenta le iniziative faro, le flagship initiatives e di nuovo i pilastri delle competenze del centro del KCC vengono associati a quelli che sono le iniziative dello Europe's Beating Cancer Plan. Il primo fra tutti è proprio il centro, il KCC, il Centro di Conoscenze sul Cancro, che è già stato appunto realizzato. Altro lavoro è quello che viene fatto rispetto alle linee guida e i Quality Assurance Scheme e un altro grosso capitolo che vedremo tra poco è il Cancer Inequality Registry e quindi legato a quello che è l'informazione e i dati sul cancro
e infine la piattaforma delle malattie rare, che consente la raccolta dei dati sulle malattie rare in tutta Europa attraverso i molteplici registri e soprattutto fa riferimento a quella che si chiamano gli ERN, ovvero le reti di riferimento europee. Ho cercato in ogni diapositiva di inserire il link ai siti web che potete utilizzare online. Quindi nel KCC troverete moltissime informazioni. Alcune informazioni su quella che viene chiamata la cancer information, quindi espandere il sistema europeo di informazione sul cancro, che è proprio, poi lo vedremo, l'ECHIS, il punto di riferimento per monitorare le statistiche sul cancro in Europa. La prevenzione, raccolta delle evidenze scientifiche tramite quello che viene chiamato il Knowledge Gateway e le best practices, per le politiche di prevenzione sul cancro, quindi sempre al servizio delle politiche della Commissione europea. E un altro degli scopi del Centro di Conoscenze sul Cancro è quello di coordinare la stesura di linee guida e anche gli schemi di quality assurance in ambito di prevenzione, screening, diagnosi e trattamento e cura del cancro. In generale, il KCC ha lo scopo di appunto accentrare, coordinare, armonizzare tutto quello che è la conoscenza, quindi dati scientifici, in modo indipendente, promuovendo l'interoperabilità ed l'espansione dei sistemi informativi, oncologici, dei portali, delle piattaforme e dei database nell'Unione. Quindi si cerca di coinvolgere più elementi possibili. Vi voglio parlare ora di una delle attività dei gruppi, o meglio, scusate, delle attività di uno dei gruppi della nostra unità, che è quella delle linee guida e degli schemi di quality assurance in ambito oncologico. Le linee guida vengono aggiornate costantemente e vengono prodotte da un gruppo multidisciplinare di esperti internazionali. Queste linee guida sono state ad esempio pubblicate già nel 2019 per il tumore della mammella e sono già state aggiornate due volte. Ecco perché, a differenza del passato, le linee guida ora non hanno più una data di scadenza, ma proprio questo continuo aggiornamento permette che queste linee guida siano costantemente aggiornate. Ovviamente sono aggiornate sulle evidenze scientifiche e sono rivolte a cittadini, pazienti, operatori sanitari e policy makers. Lo stesso gruppo determina quelli che sono i livelli essenziali di qualità dell'assistenza, promuovendo uguale accessibilità per i cittadini europei. Quello che vi voglio raccontare su queste quality assurance in ambito italiano è che anche le quality assurance sono già state pubblicate soltanto l'anno scorso ed ora si trovano in una fase di test in alcuni centri, diciamo così, volontari e selezionati, nel senso che sono ancora pochi a livello europeo. E in Italia abbiamo infatti la Breast Unit dell'Humanitas di Catania, che sta attivamente partecipando a questo progetto. Per quanto riguarda invece le linee guida, vi racconterò ora qualcosa. Vi racconto inoltre che sempre all'interno di questo sito potrete trovare tutte le informazioni sulle linee guida europee, su quelle internazionali per la cura del cancro, perché le linee guida, ecco, si focalizzano su quella che è lo screening e la diagnosi, mentre il quality assurance fa riferimento anche alla cura. Per quanto riguarda le linee guida in Italia,
Vi parlo di questa strana parola che è stata adottata, che è adolopment. Le linee guida, infatti, che sono state sviluppate a livello europeo, vengono poi adottate oppure adattate oppure ex novo prodotte da ogni Stato membro. Questa diapositiva mi è stata fornita e prestata da Silvia De Andrea, che ora è il presidente del CISMA e che una volta per un periodo ha proprio collaborato e ha lavorato qui con noi proprio in questo gruppo delle linee guida. Molte delle informazioni sul processo di adolopment potete trovarle sul sito dell'Osservatorio Nazionale Screening. Un'altra delle attività e un altro gruppo che lavora sempre nella nostra unità è quello, le attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie non trasmissibili. Come abbiamo visto all'inizio, il 40% delle diagnosi tumorali può essere in realtà prevenuto ed ecco che molte sono le iniziative che vengono raccontate nell'attività di promozione della salute attraverso il Knowledge Gateway, che raccoglie soprattutto quelli che sono i report e le pubblicazioni ufficiali sui determinanti del cancro e sulle politiche relative alla salute. Le best practices che si occupano di tutti quelli che sono i determinanti del cancro, quindi dall'alcol al fumo all'inattività fisica. E un'altra delle attività del gruppo molto particolare è quella della etichettatura nutrizionale, quindi una revisione completa dei sistemi di etichettatura a livello sempre dell'Unione. Vi riporto quello che è un esempio del Knowledge Gateway. I siti della Commissione molto spesso potete tradurli direttamente nella lingua, in una delle lingue dei Paesi membri, quindi ecco qui ho fatto un'immagine della traduzione in italiano e quindi ecco che nel Knowledge Gateway potete trovare promozione della salute mentale, prevenzione delle malattie non trasmissibili, quindi anche del cancro, fattori di rischio, impatto sociale delle malattie e come vi raccontavo prima, ecco il marketing alimentare e le bevande analcoliche per i bambini e adolescenti. C'è un grande lavoro soprattutto in collaborazione che viene fatto soprattutto in collaborazione con le scuole. Vi raccontavo prima che un altro delle iniziative faro del piano europeo contro il cancro è il Cancer Inequality Registry. È stato lanciato il 2 febbraio di quest'anno, proprio vicino alla giornata mondiale del cancro che è il 4 di febbraio. E proprio quest'anno è iniziata una nuova fase, una campagna triennale che si chiama Closed Care Gap. Quindi si cercherà in questi anni futuri, in quest'anno già a partire già da quest'anno, di annullare quelle che sono le diseguaglianze in termini di cura e trattamento dei tumori, disuguaglianze che purtroppo si possono osservare tra i diversi paesi o anche all'interno in realtà degli stessi paesi. Questo Cancer Inequality Registry è composto da tre elementi. Uno di questi è già stato pubblicato e qui potete trovare come sempre il link al sito online. Si tratta di un'applicazione web che consente l'analisi dei dati.
Altri invece elementi del registro sono dei report specifici per paesi che vengono pubblicati negli anni, o meglio che saranno pubblicati negli anni pari a partire da quest'anno, mentre poi ci saranno dei report analitici che confrontano le performance tra i diversi paesi e verranno pubblicati negli anni dispari a partire dal prossimo anno. Anche il Cancer Inequality Registry è stato realizzato attraverso una governance del progetto che riunisce moltissimi soggetti. Ovviamente il JRC, quindi il CCR e DG Santé, che sono parte della commissione, ma anche l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Eurostat, gli Stati membri, ma anche diversi operatori sanitari, organizzazioni di pazienti, ecco, tutti quelli che in qualche modo potevano contribuire alla realizzazione di questo progetto. Accedendo al sito potete vedere che le dimensioni tematiche che vengono analizzate sono le stesse della Mission on Cancer, quindi si parla di prevenzione, diagnosi precoce, trattamento, qualità della vita e informazioni sul cancro. Ognuna di queste dimensioni viene poi analizzata per quelle che sono le disuguaglianze per paese, per livello di reddito, livello di educazione, di urbanizzazione, per sesso e per gruppi di età. L'ultimo aspetto di cui volevo parlarvi è l'European Cancer Information System, che descrive le statistiche aggiornate, quindi si parla di incidenza, mortalità, sopravvivenza, ma presto anche prevalenza, a livello europeo. Permette l'analisi di questi dati, è un'applicazione web in cui potete trovare tantissimi grafici, tabelle e potete filtrare per moltissime variabili. E analizza i pattern geografici e temporali in tutta Europa per le principali sedi tumorali. Vuole essere un punto di riferimento e di informazione sia per i cittadini europei, ma anche per chi si occupa di ricerca e anche per le valutazioni e le decisioni in ambito di sanità pubblica. I progetti che sono stati inclusi finora sono la proiezione di incidenza e mortalità al 2020, stiamo adesso lavorando alle proiezioni per il 2022, le stime di sopravvivenza, le stime di incidenza e mortalità fino al 2040, le serie storiche di incidenza e mortalità e le serie storiche di incidenza infantile, e sono separate dalle serie storiche per tutte le età perché si basano su una diversa definizione di quelle che sono le entità tumorali. Ho voluto riportarvi qualche esempio, soltanto un paio di quelli che sono le analisi che potete trovare nel sito. E seguendo gli esempi di cui abbiamo parlato precedentemente, ho voluto selezionare il tumore della mammella nelle donne tra i 50 e i 69 anni di età. Qui ho riportato i registri tumori italiani che avessero più di 15 anni di registrazione. E come potete vedere, sulla sinistra abbiamo i dati, i time trends di incidenza, mentre sulla destra quelli di mortalità. Ovviamente un po' dell'effetto dello screening mammografico si vede. Vi faccio notare che i dati partono addirittura dal 1976 per l'incidenza e dal 78 per la mortalità.
Queste invece, sempre relativamente al tumore della mammella per le donne in età di screening, ovviamente secondo le vecchie linee guida, quindi dai 50 ai 69 anni, queste sono invece le stime di incidenza al 2020. Perché parliamo di stime? Perché quelli che vi ho appena mostrato nella diapositiva precedente sono i dati osservati, cioè i dati raccolti dai diversi registri tumori in tutta Italia, o meglio in gran parte dell'Italia. Mentre queste sono le stime che abbiamo realizzato per l'anno 2020 proprio a partire dai dati regionali o nazionali laddove disponibili. In questo caso nella mappa potete vedere questa differenziazione dei colori, ovviamente si traduce in una differenza di quelli che sono i livelli dei tassi di incidenza del tumore della mammella nelle donne in età di screening. E in questo caso invece si tratta di un'altra rappresentazione, l'Italia dello stessa informazione, quindi sempre dei tassi di incidenza, rispetto alla media dell'Unione. Quello che possiamo dire è che l'Italia, in Italia il tasso di incidenza per il tumore della mammella è circa il 6% superiore a quello del tasso medio, diciamo, dell'Unione Europea. Quindi, quali sono i principali obiettivi del Centro di Conoscenze sul Cancro? Potenziare i dati di ECHIS e potenziare il loro uso. Questo per una prevenzione più mirata del cancro. Tra gli obiettivi futuri c'è quello, per esempio, di espandere la dimensione clinica dei dati, quindi aggiungere nuove variabili come lo stadio che già abbiamo raccolto, ma che, a cui stiamo lavorando in termini di armonizzazione. Raffinare la dimensione geografica. Nella prossima raccolta dati, che avverrà quest'anno, abbiamo richiesto che i registri nazionali possano, o meglio sono invitati, ad inviare anche i dati a livello regionale. Anche espandendo la dimensione dei dati ambientali, associare quindi altro tipo di variabili, quali possono essere il radon o l'esposizione al PM, al particolato, e tutte queste variabili ambientali, in qualche modo associarle in maniera sistematica sempre ai dati già disponibili sul cancro. Un altro degli obiettivi è quello di armonizzare migliorare l'armonizzazione e la comparabilità dei dati dei registri tumori. Come vi raccontavo, molti dei registri sono nazionali, ma in alcuni paesi, Italia, Francia, Spagna, ancora abbiamo una situazione più frammentata di registri regionali. In realtà, secondo l'Associazione Italiana dei Registri Tumori, l'AIRTUM, negli ultimi anni è stata raggiunta una copertura di quasi il 98% della popolazione italiana. Alcuni purtroppo di questi registri sono ancora molto giovani e quindi potranno contribuire con una ridotta serie di dati di incidenza, quindi pochi anni di incidenza, ma effettivamente l'Italia negli ultimi anni ha fatto moltissimi passi avanti in termini di copertura di popolazione. Un altro degli obiettivi sarà quello di continuare ad aggiornare le linee guida e fare in modo che ovviamente vengano attuate in qualche modo dai diversi paesi membri. Vi ricordo inoltre che è in corso la fase di fattibilità e sperimentazione del programma di quality assurance di quelle che sono le breast unit già menzionate nell'introduzione. In generale, l'altro scopo è quello di continuare a sostenere in maniera
ovviamente coordinata, armonizzata, le politiche e le azioni della Commissione in materia di cancro. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille alla dottoressa Randi per questa presentazione molto completa ed esaustiva che ci ha dato conoscenza delle non solo del piano dell'Unione Europea sul cancro, ma delle azioni più concrete anche che l'Unione Europea sta facendo del Knowledge Center e quindi diciamo è molto importante perché siamo riusciti ad andare veramente nel dettaglio delle iniziative che la Commissione sta facendo. A questo punto noi, come ho detto, siamo un po' in ritardo, anzi ringrazio la dottoressa Randi di essere stata molto, molto attenta anche ai tempi e a questo punto vediamo se c'è qualche domanda in chat che possiamo porre. Aspettate un attimo che riapriamo la chat e vediamo se... Dunque, c'è una domanda che vedo qui, chiede un nostro partecipante, come si concilia l'impegno europeo per la lotta al cancro con i protocolli sanitari, che immagino in questo caso siano appunto quelli degli Stati membri, quindi quelli italiani nel caso di specie, che impediscono o rendono difficili i piani terapeutici per i cittadini europei di età superiore agli 85 anni, cioè il problema della distribuzione dei farmaci, mi sembra in questo caso appunto che può non essere in linea con quelle che sono le esigenze dei pazienti più anziani. Ecco, chiede il nostro appunto partecipante se la dottoressa Randi ha conoscenza di normative o direttive europee che operano distinzioni in base all'età delle persone affette da patologia appunto di cancro, cioè se esistano delle linee guida o delle normative a livello europeo o se sia invece rimessa alle decisioni degli stati membri i livelli di appunto di supporto anche rispetto all'utilizzo dei farmaci ed eventualmente se ci sono distinzioni rispetto all'età dei pazienti. Non so se su questo la dottoressa Randi può dirci qualcosa, anche se la domanda è molto specifica. Sì, forse il professor Di Federico può forse rispondere meglio. Quello che posso dire è che sia le linee guida che gli schemi di quality assurance vengono prima di tutto elaborati sulla base di gruppi di esperti e secondariamente vengono adottati dagli stati membri con quello che ho descritto come il concetto di adolopment. Quindi non si tratta mai di una forzatura, ma sempre di azioni ovviamente volontarie, studiate, anche contestualizzate al contesto nazionale di ciascun paese. Quello che posso dirvi è che in termini di cura non ci sono delle linee guida, infatti le linee guida si occupano di screening, di prevenzione, di diagnosi, mentre per quanto riguarda il trattamento e la cura ci sono soltanto i quality assurance schemes. Come vi dicevo, in questo momento sono in fase di test a Catania, ma prima di parlare di un'applicazione a livello generale, credo che dovremo attendere ancora un po'. Ok, dunque, io devo riportarvi le scuse e i saluti del professor Di Federico che si è dovuto assentare, ma la colpa, fra virgolette, è nostra, nel senso siamo noi in ritardo, perché aveva proprio mi ha detto che lo posso dire, di andare ad assistere il padre anziano, e per cui aveva già organizzato la sua agenda in modo di dover andare via a quest'ora. Quindi si scusa e mi ha detto di dire a tutti che purtroppo non poteva restare per questa parte conclusiva. Comunque raccoglieremo poi, come ho detto, tutte le domande, quelle che eventualmente siano dirette al professor Di Federico le faremo senz'altro avere. Vediamo se c'è qualche altra domanda che possiamo invece
proporre alla, alla dottoressa Randi. E una domanda, ad esempio, parla delle, del tema delle, delle diseguaglianze che sono naturalmente aumentate con la pandemia, e si chiede a un nostro partecipante se la politica di coesione deve mettere in relazione in qualche modo il tema della politica della salute con l'attenzione alle diseguaglianze da un punto di vista operativo, e penso che si possa intendere anche rispetto alla ripartizione delle competenze, delle azioni fra il livello dell'Unione Europea e quello degli Stati membri. Ecco, cosa può fare l'Unione Europea in questo senso? Ecco, in termini giuridici, ripeto, forse il mio collega poteva essere più preciso in questo. Quello di cui posso ribadire un po' il concetto è che questo Cancer Inequality Registry, che è stato fortemente voluto e di cui si sta cominciando a sviluppare tutti i diversi elementi, come vi dicevo, già si trova online l'esplorazione dei dati, e quindi potete, lo so che nella mia presentazione vi ho dato tantissime informazioni, ma spero anche che attraverso le diapositive poi possiate recuperare anche tutti i link, navigare un po', esplorare, ecco, le informazioni le potrete ritrovare. Io ho cercato soltanto di fare un riassunto nel più breve tempo possibile, in modo, diciamo così, in maniera abbastanza non troppo, scendendo troppo nei particolari, ecco. Sicuramente il Cancer Inequality Registry va proprio in questa direzione, e come vi dicevo, il fatto di aver coinvolto tantissimi soggetti, dalle associazioni di pazienti all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha proprio lo scopo di cercare di essere il più esaustivo possibile in termini di risposte alle possibili domande. Grazie della sua risposta, che comunque ci dà ulteriori, insomma, elementi di conoscenza. Ovviamente poi alcune delle domande sono molto ampie, quindi non c'è neanche il tempo di entrare nei dettagli. Io la ringrazio e a questo punto purtroppo dobbiamo andare verso la chiusura di questo webinar, perché siamo già ampiamente in ritardo rispetto alla nostra tabella di marcia, ma come ho detto, oggi il tema era veramente importante. Peraltro abbiamo previsto un solo appuntamento su questo tema della salute, forse in futuro dovremmo prevederne di più, perché c'è un grande interesse, c'è una grande necessità di approfondire molti aspetti, e in parte direi che l'abbiamo fatto in modo molto, molto interessante oggi. Quindi davvero ringrazio ancora molto i due relatori, il professor Giacomo Di Federico e la dottoressa Giorgia Randi, che veramente ci hanno dato degli spunti di riflessione, di lavoro, di conoscenza molto, molto importanti. E a questo punto ringrazio anche tutto lo staff delle Europe Direct coinvolte, che come sempre ci ha supportato, e lascio la parola alla dottoressa Salvi per un brevissimo saluto finale anche da parte sua. Io volevo ringraziare i relatori e principalmente anche i partecipanti che ci seguono, e ci fa molto piacere. Mi dispiace che non ho potuto ringraziare personalmente anche il professor Di Giacomo. Volevo dire una cosa, una precisazione rispetto a quello che ha detto il professor Montini: faremo altre iniziative in questo settore. Purtroppo il professor Montini non lo sa, perché ne ho parlato solo ieri con Angelita e non c'è stato ancora il tempo materiale per parlarne. L'ho accennato già alla dottoressa Randi stamattina, sappiamo che il tema è di grande interesse, quindi stiamo pensando di fare ancora qualche azione nel settore della salute, se non riusciamo per quest'anno sicuramente per il 2023 nel nuovo piano di azione, ma cercheremo di fare qualcosa anche prima, perché sappiamo che l'abbiamo proprio in realtà realizzato nell'ambito della conferenza sul futuro dell'Europa, quando abbiamo organizzato quell'attività, che c'è stata molta partecipazione proprio a livello emotivo, e allora abbiamo deciso che insisteremo un po' di più su questo argomento, perché le iniziative sono tante ma sono poco conosciute, e quindi ci sembra giusto portarle all'attenzione dei cittadini.
Grazie a tutti, ci salutiamo e vi ricordiamo che la videoregistrazione e la presentazione saranno disponibili sulla pagina dell'evento e ci vediamo giovedì prossimo alle ore 9:30. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie.